E a me stanno bene tutte le cose, tutte le iniziative, purché non ledano la libertà e il rispetto degli altri. Ecco, questo è il principio fondamentale di qualsiasi forma di iniziativa. Ecco. Oggi siamo qui perché siamo indignati, come tantissimi giovani padovani, per il trattamento che l'assessore Saia ha riservato al Radar Festival e ai suoi organizzatori. Quindi, come molti altri, il 31 di luglio sono venuto qua preoccupato per quello che sta succedendo e alla fine la cosa bella è che siamo seduti, abbiamo ragionato tutti insieme, arrivando a un punto comune che è quello che noi questa città la vogliamo viva. Quello che è successo ai ragazzi del Radar, fondamentalmente, sarebbe potuto succedere a chiunque in questa città. Io penso che quanto è successo vada oltre il Radar e la vicenda del Radar, ma ponga un problema a tutti i singoli, a tutte le collettività, le associazioni, le realtà che hanno un'idea diversa di questo territorio, che sono convinti, e su questo sono estremamente d'accordo, che silenzio non voglia dire sicurezza, ma anzi silenzio voglia dire degrado. Un'altra cosa che è disarmante sono i silenzi del vice sindaco Mosco e dell'assessore alla cultura Rodighiero rispetto alla questione. Passiamo l'anno a lamentarci che ci sono tossicodipendenti, che non è un posto adatto per andare a fare le passeggiate perché c'è degrado, c'è disagio, e poi una volta che qualcuno ci organizza una cosa per una settimana viene bastonato. Nessuno sta a difendere quello che era la situazione passata, ma tutti siamo preoccupati che possa peggiorare la situazione futura. A Padova sono nati nell'ultimo mese improvvisamente dei problemi che non sono mai esistiti. Cioè, Padova, un problema di coesistenza tra diverse religioni non c'è mai stato. Padova è una città aperta, una città universitaria, una città colta. Padova storicamente è una città forse a due velocità, no? Da una parte sembra una città molto normale e diciamo che c'è chi vuole normarla il più possibile, come questa amministrazione, dall'altra parte è una città che invece ha dato storicamente sempre natali e ha visto processi di grandissima creatività e di grandissimo impatto culturale. Non basta più mobilitarsi sull'onda delle emergenze oppure quando c'è una criticità. Bisogna organizzarsi per prevenire i problemi e per creare delle alternative. Coinvolgiamo la cittadinanza, cioè non isoliamoci noi stessi nell'essere gli studenti che fanno le cose per gli studenti, no, noi mettiamo a disposizione le nostre competenze, le nostre capacità per tutti. Se rende la città meno attraente, di conseguenza anche una città diventa meno attraente, perché uno studente quando sceglie di muoversi dalla sua città, io l'ho fatto, lo fa anche perché la città gli interessa, insomma. Quindi l'Università di Padova a livello scientifico è una delle più importanti, eccetera, però se poi tu togli anche la base di vita della città diventi anche meno attraente, quindi rischia anche l'università comunque di pagare lo scotto di una città morta. Grazie proprio a questa mobilitazione dal basso, di fatto si è riuscito a ottenere l'impegno da parte del sindaco di riavere il Radar Festival l'anno prossimo. Penso che fare questa cosa il 31 luglio sia stata veramente una grandissima occasione.